Maurizio Buscemi, non poteva mancare la prima zona allo Sport Ability Day, ancora una volta dopo la prima edizione a far provare il simulatore a tanti ragazzi, a farli innamorare di uno sport magnifico. Beh, non possiamo dire di no. Questa mattina siamo stati letteralmente presi d'assalto dai giovani aspiranti svelisti, speriamo, all'interno di questo contesto, di questo contenitore fantastico che avete creato e avete dato appunto, ci avete dato l'opportunità di poter avvicinare quanti più ragazzi possibile. Devo dire la verità, la vela è sempre, attira sempre tantissimo e attira soprattutto i giovani aspiranti, ma anche i genitori. I genitori si trovano a doversi confrontare per la prima volta con uno sport che loro pensano essere molto lontano dai loro ragazzi. In verità i loro ragazzi dimostrano a loro volta ai genitori che invece tutto è possibile, e come al solito portiamo a casa una grande esperienza, una grande energia e un grande entusiasmo che viene da questi ragazzi che sono fantastici. E ricordiamo che poi li attendete presso i centri paralimpici della prima zona, che sono in tutta la Liguria. Allora, tutta la Liguria li attendiamo, li attendono degli staff di persone, di appassionati e di persone preparatissime, istruttori preparati proprio per queste discipline. I quattro centri sono Chiavari, la Lega Navale, Genova Sestri Ponente, la Lega Navale, Savona, sempre la Lega Navale, Yacht Club a Imperia, e quest'anno la new entry sarà che entro fine anno attiveremo anche la Lega Navale di Sanremo, che annovereremo come quinto centro, e questo è un buon esempio, perché vuol dire che quello che abbiamo cominciato come percorso virtuoso sicuramente sta creando proseliti, e questa è una bellissima cosa, perché per noi la vela è una vela non inclusiva e soprattutto una vela di opportunità. Dobbiamo solo creare le occasioni di incontro per dare l'opportunità a questi ragazzi di uscire e dare la possibilità ai genitori di entrare in contatto con uno sport meraviglioso che è la vela.